È diventata legge approvata all'unanimità dai due rami del Parlamento il diritto all'oblio oncoematologico, ossia una persona guarita da un tumore ha diritto di non fornire informazioni né subire indagini in merito a pregresse patologie oncoematologiche, dopo che il trattamento di cura sia terminato e siano trascorsi un periodo di anni senza episodi di recidiva della malattia. Il periodo normalmente è di 10 anni o 5, qualora la patologia sia insorta prima del 21° anno di età. Per cui se uno è guarito ritorna a poter vivere. Questo vuol dire la salvezza, perché non ti davano i mutui, non ti davano nessuna possibilità di svolgere delle attività perché era troppo rischioso. Le banche non davano finanziamenti, niente, tutti i malati mancavano. Oggi quelli che sono guariti da 20 anni, ma guarito vuol dire guarito, non può essere uno che è passato, se non ha avuto recidive ha diritto ad avere l'oblio, e l'oblio è una grossa vittoria. In Italia sono quasi 1 milione i malati oncologici considerati guariti per legge, che non saranno più obbligati a fornire queste informazioni per la stipula di assicurazioni, l'accensione di mutui o finanziamenti bancari, ma anche assunzioni di lavoro e pratiche di adozione. Una notizia, quella della legge sull'oblio oncologico, che conforta tutti ed in particolar modo associazioni come AIL, l'Associazione contro le leucemie e i linfomi, che è già parte attiva di un percorso di ricerca anche all'interno dell'ospedale di Alessandria nel reparto di ematologia. Unico centro di trapianti di cellule staminali emopoietiche che svolge un'attività trapiantologica con l'esecuzione di una media di 63 trapianti all'anno. Nel 2021 all'ospedale di Alessandria, nel reparto di ematologia, sono stati arruolati 7 pazienti per l'infusione delle cosiddette cellule CAR-T, ossia cellule sane del paziente che vengono rinforzate e poi rimesse in circolo, vanno a caccia delle cellule malate del cancro e le distruggono.